Avvocato Minniti, lei ha assistito l'ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Femia, che ricordiamo essere stato arrestato per mafia, finito in carcere, condannato nei primi due gradi di giudizio. Ora la Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato e dice delle parole molto significative che possono essere, come dire, colte quasi a modello per interpretare il rapporto tra 'ndrangheta e politica. Ci vuole spiegare il senso del pronunciamento della Cassazione su Femia? Ma la Cassazione, diciamo che ha detto una parola molto importante per quanto riguarda soprattutto il contratto sino allagmatico che deve naturalmente legare il politico al mafioso, cioè la corrispettività delle prestazioni, cioè io ti do i voti e tu in cambio naturalmente ti metti a disposizione della cosca. Ora è logico naturalmente ritenere come noi abbiamo dimostrato, a me è fatto piacere che tutti i miei motivi voglio dire, di ricorso sono stati pienamente accolti dalla Corte di Cassazione. E ricordiamo che Rocco Femia ha patito, ha sofferto un'ingiusta detenzione di anni 5 di reclusione, cioè dal maggio 2000 e, 2011 fino al maggio 2016. Poi, su istanza dei difensori, anche mia, su mia istanza e del collega praticamente Marco Tullio Martino, è stato rimesso in libertà perché la Corte d'Appello già all'epoca aveva ritenuto, e questo per un 416 bis voglio dire era un elemento importante, che già il primo pronunciamento, quello dell'aprile 2016, aveva diciamo, fatto vacillare l'impianto politico dello scenario, naturalmente, il palcoscenico giudiziario che aveva riguardato, naturalmente, il settore giudiziario che aveva riguardato praticamente la cosiddetta diciamo, associazione Mazzaferro. E la diciamo, il coinvolgimento anche dell'amministrazione, cioè Femia, nell'ambito naturalmente di quel famoso procedimento circolo formato. Ora va detto che la Cassazione praticamente ha ribadito che se non esiste corrispettività di prestazioni, un politico diciamo, non può essere veicolato in carcere, addirittura con l'accusa di essere anche come concorrente esterno, di essere un soggetto a disposizione della cosca. Noi abbiamo dimostrato attraverso diciamo, una minuziosa e capillare diciamo, produzione documentale, io mi ricordo addirittura 27 allegati in Cassazione, che addirittura naturalmente abbiamo dimostrato che l'attività amministrativa della giunta Femia è stata di contrasto alla criminalità organizzata e non di messa a disposizione permanente della stessa. Cioè, non abbiamo dimostrato che sono stati revocati incarichi, che sono stati praticamente addirittura che è stata svolta praticamente anche un'attività incisiva sotto il profilo della demolizione di fabbricati, demolizione di capannoni agricoli, tutti riconducibili naturalmente ad una determinata consorteria seritamente operativa nel territorio di Marina di Gioiosa Ionica. Non solo, abbiamo dimostrato attraverso dati documentali che la giunta Femia si era messa praticamente a disposizione della cosiddetta antimafia, organizzando praticamente manifestazioni, costituendosi parte civile nei procedimenti di criminalità organizzata contro praticamente i soggetti imputati. C'è tutta una serie naturalmente di elementi che hanno poi consentito alla Cassazione di ribaltare quella doppia conforme condannatoria che era stata di condanna, che era stata ingiustamente veicolata a carico non soltanto di Rocco Femia, ma anche degli altri assessori, Agostino e Geraci, che ingiustamente erano stati coinvolti anche in questa operazione. D'altro canto, avvocato, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna pronunciata alla Corte d'Appello e dice che correttamente si è affermato essere certo che Femi era ben consapevole del rilevante ruolo criminale svolto al Mazzaferro in quel particolare contesto locale ed in questo senso deve avere chiesto il ripetuto intervento dello stesso. E ancora, l'esame del materiale probatorio andrà pertanto ripetuto dai giudici di merito non più nel senso della dimostrazione di una partecipazione che deve ritenersi esclusa dall'assenza di qualsivoglia dimostrazione del coinvolgimento stabile dell'imputato nell'organizzazione, quanto nella diversa prospettiva dell'esistenza di un tipico patto di scambio politico-mafioso. Benissimo. Cosa significa? Era quello di cui dicevamo prima. Allora, la Cassazione innanzitutto ha escluso la partecipazione piena di Rocco Femia alla cosiddetta, diciamo, Cosca Mazzaferro, asserita Cosca Mazzaferro. Per quanto riguarda, diciamo, dicevo prima, il patto di scambio, la Cassazione, sulla scorta di un dato intercettivo, quello relativo alla vicenda Gargiulo, dice che annulla con rinvio per questo, perché impone alla Corte d'Appello di rileggere
e di reinterpretare questo dato intercettivo, vicenda Cargiulo, che peraltro per quanto riguarda per una possibile configurabilità del reato di concorso esterno a carico di Femmina Rocco. Però, configurabilità, diciamo, che deve essere naturalmente raffrontata e rapportata a tutti gli ulteriori elementi prodotti dalla difesa che escludono che la condotta di Femmina Rocco e dell'intera attività amministrativa della sua giunta si sia praticamente adoperata nel senso prospettato dell'accusa, cioè di messa a disposizione anche sotto il pericolo di concorrente esterno. Quindi da un lato noi abbiamo la vicenda Gargiulo, peraltro per vicenda per la quale Femmina Rocco aveva avuto contestato un reato fine e reato fine che si è risolto con una sentenza passata in giudicato, con giudicato assolutorio. Quindi già abbiamo, ecco perché siamo molto tranquilli sotto questo profilo, perché l'unico elemento, diciamo, di sospetto che è stato veicolato dalla Cassazione alla Corte d'Appello per ritenere una possibile configurabilità di concorrente esterno per quanto riguarda la posizione di Femmina Rocco era quella della vicenda Gargiulo. Vicenda Gargiulo che si è conclusa per Femmina Rocco con un dato assolutorio per non aver commesso il fatto con sentenza passata in giudicato. Sotto altro profilo, naturalmente, bisognava raffrontare e rapportare con tutti gli elementi che avevamo appena prima indicato, cioè di contrasto a tutta azione amministrativa e di contrasto alla criminalità organizzata. E mi pare che su una bilancia, 27 elementi da un lato a favore, un elemento contro, voglio dire, mi pare che la partita sia a favore, diciamo, di Mazzaferro, per dire, utilizzare, diciamo, una metafora calcistica. E il problema è un altro, che voglio dire per l'accusa, che purtroppo, voglio dire, per coloro che sosterranno l'accusa nel giudizio di rinvio della Cassazione dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, verrà detto che, voglio dire, la vicenda Gargiulo è stata ampiamente discussa e si è esaurita con un giudicato assolutorio a favore di Femmina Rocco. La Cassazione riconosce la fondatezza di una serie di motivi che sono stati sollevati dalla È difesa. logico. Dice, noi, molto significativo perché a questo punto si viene a creare un manuale del penalista sul come difendere un politico arrestato per Non abbiamo. mafia, accusato di mafia. Ma diciamo che Mi per. perdoni, avvocato, Sì, dice mi la chiedo scusa. Cassazione, manca l'affiliazione rituale, Sì. riconoscendo i vostri motivi. Manca l'investitura della qualifica di componente del clan chiaramente attribuitagli dal capocosca, che pure elenca i vari componenti in diverse conversazioni. Manca la commissione di delitti di scopo e mancano significativi facta concludentia riconducibili allo svolgimento di attività per conto della cosca di natura lecita o delinquenziale. Cioè, basta dimostrare questo per far cadere l'accusa di No, noi associazione mafiosa ad un abbiamo politico? dimostrato, allora, noi abbiamo dimostrato, questo è un procedimento che noi abbiamo allo Stato, diciamo, ribaltato, vinto, sotto il profilo sia del diritto che del fatto. È una delle prime volte in Cassazione perché la Cassazione è giudice di legittimità. Però noi abbiamo dovuto dimostrare, attraverso praticamente tutta una produzione documentale che era stata assolutamente, la cui valutazione era stata omessa dai giudici della Corte d'Appello, ecco perché noi l'abbiamo censurata sotto il profilo del vizio e il travisamento del fatto per omessa valutazione della prova che poi si è tradotta nella manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Pienamente accolta, diciamo, questi motivi dalla Cassazione, perché noi avevamo praticamente introdotto degli elementi che non erano stati valutati, che erano già stati acquisiti nel procedimento di primo e secondo grado, ma erano stati negligentemente sottaciuti dalla Corte d'Appello. Che succede? Succede questo praticamente, che sulla scorta delle sentenze Unite Mannino del 2005, però voglio dire ribadite anche di recente questa giurisprudenza di legittimità dalla sentenza crimine dell'anno 2016, che ha ritenuto che perché per poter, voglio dire che per poter qualificare un giudizio di intranetà di sodalizio di un soggetto occorre non soltanto l'affiliazione rituale, che in questo caso peraltro manca, ma occorre anche l'inserimento attivo, cosiddetta facta concludentia, ci cioè occorre praticamente uno stabile, cioè un ruolo dinamico e funzionale del soggetto attraverso un rapporto di stabile organica con penetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio. Soltanto così si può provare l'esistenza non soltanto l'esistenza di una condotta partecipativa di un soggetto cosiddetta intranetà organicità di sodalizio criminale. Avvocato, lei ha difeso Sì. lei ha difeso diversi esponenti apicali dell''ndrangheta, alcuni che sembrano più personaggi mediatici o da romanzo, come per esempio Don Mico Pedisano, il capo dei capi arrestato in operazione crimine, altri invece che secondo alcuni osservatori, secondo alcuni addetti ai lavori, rappresentano il vero apice dell''ndrangheta. Parliamo per esempio di Giuseppe Pelle, figlio di Antonio Pelle, detto Gambazza, ormai defunto. E allora, Giuseppe Pelle, indagine reale,
diventa il protagonista di un'intercettazione emblematica nello svelare il rapporto tra mafia e politica. Il politico in pellegrinaggio nella casa del boss a Bovalino, che citofona, che entra in casa, che dialoga con il capomafia e poi il capomafia che con i suoi accoliti, presunti o riconosciuti tali dalla giustizia, si lascia andare in delle valutazioni. Chi si comporta bene viene eletto in consiglio regionale, se si comporterà ancora bene sarà eletto in Parlamento, lascerà i posti vuoti e noi ne eleggeremo altri. Un difensore che si deve misurare con un castello accusatorio così straordinario come quello costruito a Ross, perché parliamo di un'indagine fatta, insomma, fatta come si deve. Importante. Ecco, un'indagine importante. Ecco, come si muove, come affronta un processo? Voi come avete affrontato, lei e i suoi colleghi, il processo reale e la posizione di Giuseppe Pelle? Allora, va detto che io della posizione di Giuseppe Pelle mi sono occupato nella fase di appello nel giudizio, nella Cassazione. E per quanto riguarda il padre, invece, sono stato il suo avvocato storico dal 1900, da quando proprio avevo quasi i calzoncini corti, si può dire appena laureato, fino all'anno della sua morte, l'anno 2009. E va detto che mi sono occupato del padre anche per quanto riguarda di ricostruire, diciamo, una vicenda romanzata, il famoso libro Il Patriarca di Galli, che è una delle prime firme del Corriere della Sera, ho collaborato e c'è una mia intervista pure. Era, voglio dire, io ho tratteggiato una figura di Pelle Antonio, classe 32, una figura piuttosto romanzata, perché voglio dire, era un soggetto molto attaccato ai principi tradizionali, ai principi, voglio dire, della famiglia, del lavoro. Poi, sotto il profilo praticamente criminale, va detto che io l'ho difeso in ben 16 procedimenti penali, in 15 è stato assolto. Voglio dire, è stato sempre assolto al 416 bis. Per l'Antonio, classe 32, è stato sempre assolto dal 416 bis. È stato assolto nel processo famoso Olimpia, capo F18, cosiddetta provincia. All'epoca c'era il capo F18 riguardava l'organizzazione. Organismo provinciale della cupola, che all'epoca è Cosa stata nuova? cosa nuova, benissimo, è stato assolto sia lui che Barbaro Francesco a difesa all'epoca. Poi, per quanto riguarda, è stato assolto nell'ambito dell'operazione Armonia, è stato assolto nell'ambito dell'operazione Sorgente, è stato assolto nell'ambito dell'omicidio Palamà. Cioè, è stato assolto, voglio dire, io non ricordo, a Catanzara ha avuto praticamente due procedimenti penali per 400. Diciamo che processualmente Operazione Galassia, l'operazione Galassia a era Cosenza. importante, era la cosiddetta 'ndrangheta delle tre province, all'epoca erano tre le province, e lui era il capo promotore, è stato assolto, doveva venire tutto il capocrimine di tutta la Calabria. Lui è incappato in una condanna, quasi per una questione tecnica. All'epoca io non ero cassazionista, e succede questo: lui viene condannato ad anni 25 di reclusione, l'operazione Aspromonte, dove viene condannato per l'articolo 74-75, vecchia legge sulla droga, viene assolto al 416 bis. Allora io non ero cassazionista, e gli viene fatto un ricorso per Cassazione da un collega, omettendo naturalmente la valutazione di una questione formale, che avrebbe poi determinato un annullamento con rinvio per altri coimputati e non per lui. E quindi poi lui va a passo in giudicato la sentenza e, voglio dire, su 16 procedimenti penali solo su questo. Per Pelle Giuseppe. Pelle Giuseppe, io mi sono occupato più volte della sua posizione. Per quanto riguarda l'operazione reale, va detto, diciamo, indagine importante, perché poi da quelle intercettazioni si è fatto 7 reale 1, da reale 1 fino a reale 7. Ultimamente abbiamo anche ulteriori, diciamo, dati captativi che vengono utilizzati nell'ambito dell'operazione Mandamento Ionico e nell'ambito dell'operazione anche Banconuovo. Voglio dire, si tratta di un'attività intercettiva infinita, che è stata eseguita praticamente dai ROS. Io mi sono occupato della questione della continuazione. Della continuazione. Abbiamo anche, diciamo, ci siamo occupati anche di proporre naturalmente una discussione e di disporre una linea difensiva sotto il profilo della responsabilità, però sotto quel profilo, diciamo, è stato condannato. In Cassazione, diciamo, per nostra fortuna, io avevo visto bene, avevo anche unitamente ad altri colleghi, avevamo praticamente predisposto questi motivi esclusivamente, infatti io ho predisposto per Pelle Giuseppe in Cassazione esclusivamente dei motivi di carattere tecnico sulla cosiddetta continuazione, cioè agganciare la sentenza di condanna della Reale 1 sulla cosiddetta Armonia, dove lui era stato condannato, mi pare, ad anni 5 di reclusione, anni 4 mesi 6. Ebbene, noi abbiamo avuto una rieterminazione della pena in anni 9 complessivi, quindi una pena ad anni 20 di reclusione. Lui aveva avuto anni 20 di reclusione in primo grado nell'operazione Reale 1.
nonostante il rito abbreviato, abbiamo riportato la pena da 20 a 5. Cioè, voglio dire, sotto il profilo sanzionatorio è stato veramente un successo difensivo. Sotto il profilo della responsabilità penale, purtroppo, però, non c'è stato niente da fare perché la Cassazione ha fatto passare in giudicato, diciamo, il profilo della gravità probatoria, quindi non c'è stato, diciamo, tra l'altro vi erano delle intercettazioni piuttosto pesanti sotto il profilo, diciamo, valutativo, che la Cassazione ha ritenuto, giustamente o ingiustamente, di valutare in senso negativo per l'imputato. Avvocato, io ho grande rispetto per il vostro lavoro, straordinario rispetto perché voi avvocati siete i custodi del diritto, però devo Siamo farle. custodi dei segreti dei nostri assistiti. Però una domanda voglio fargliela, cioè Certo, anche lei tu. mi ha spiegato, diciamo che non era certo un boy scout Antonio Gambazza, No, assolutamente, non so, questo non vi... su questo non era un boy io con me scout. avevo un buonissimo rapporto sotto il profilo processuale, anche sotto il profilo umano, perché diciamo, io l'ho conosciuto, l'ho visto poche volte perché era stato sempre quasi latitante poi. Però voglio dire, è una persona E come molto si fa a finire garbata, gentile, educata, a e fare poi il mi parlava latitante da sempre ricoverato? da Da ricoverato, il latitante da ricoverato, come si fa? processo reale 5, parole reale 4 questo. E allora le dico una cosa, io ho difeso la moglie, il figlio, e la moglie è stata assolta in quel procedimento da me difesa. Infatti ora abbiamo anche avanzato richiesta di ingiusta detenzione, proprio perché abbiamo ritenuto praticamente che nel momento in cui ci sia anche, voglio dire, dopo il passaggio giudicato della sentenza, anche se la moglie aiuta il marito, può essere sanzionata col 390 procurata in osservanza di pena. Mentre nella fase del giudizio, questa è, diciamo, una distorsione del nostro sistema penale, nella fase del giudizio invece il reato di favoreggiamento viene escluso, cioè c'è l'esenzione della punibilità. Per quanto riguarda la moglie, però voglio dire, sotto il profilo umano, mi pare che la moglie in quel caso aveva prestato un aiuto piuttosto accorato al marito, che veramente si trovava in condizioni di salute veramente disastrose. E va detto, sotto il profilo della latitanza, voglio dire, sicuramente avrà trovato, diciamo, avrà trovato, diciamo, un buon rifugio sanitario. Dico, mi limito a dire questo, cioè persone che l'hanno accudito e l'hanno assistito sotto il profilo sanitario nel migliore dei modi. Ecco, avvocato, per tornare insomma al mio Ci sono i esordio, processi, poi voglio dire, le quindi. ribadisco, io ho grandissimo rispetto del vostro lavoro, però non sempre ti capita di poter intervistare un principe del foro Beh, io la ringrazio, non sono un a principe, cui poter e neppure porgere questa Conte. domanda. Lei ci ha spiegato come si fa, nel pieno rispetto delle norme della nostra giurisprudenza, a far scendere una condanna da 20 anni di reclusione a 9. Lei ci ha No, 20 più 5, 25 a 9. ecco, da 25 a 9. Lei ci ha spiegato come si fa. Abbiamo citato il caso di Antonio Pelle detto Gambazza, uno degli storici capimafia, dei capimafia della vecchia guardia, della vecchia 'ndrangheta, che su 16 processi, o È stato 15, assolto in 15 processi. in 15 è stato assolto, cioè. Galassia, processi importantissimi Ecco, rivolta al penalista, al principe del foro, ma l'andrangheta, come la si sconfigge? proprio. Guardi, io dico, allora, l'unitarietà dell''ndrangheta è stata attestata con la sentenza crimine. Prima del maggio 2016, secondo la giurisprudenza di legittimità, l''ndrangheta non era altro, secondo l'impostazione accusatoria, non era altro che una federazione tra locali, così come aveva attestato la sentenza Infinito in territorio lombardo, dove la sentenza Infinito, peraltro passata in giudicato nel 2015, aveva ritenuto che l''ndrangheta non fosse un principio unitario, non ci fosse diciamo, non fosse, diciamo, strutturata in modo unitario e verticistico, fosse invece strutturata in modo quasi orizzontale, non piramidale. La sentenza crimine ci dice che la cosiddetta 'ndrangheta, io la chiamo criminalità organizzata perché non mi piace chiamarla 'ndrangheta, non mi piace chiamarla Cosa Nostra, non mi piace chiamarla. Si tratta praticamente di crimine organizzato o meno, voglio dire crimine. E infatti il processo si chiama crimine, non si chiama operazione 'ndrangheta. E va detto praticamente che l''ndrangheta si sconfigge, io dico soprattutto che la criminalità si sconfigge con il lavoro e con l'occupazione, si sconfigge praticamente con diciamo, la scolarizzazione, si sconfigge nelle scuole soprattutto, si sconfigge con l'educazione civica. Io dico che se già il ragazzo ha 5 anni, 6 anni, quando va alla scuola, naturalmente alle elementari, viene praticamente veicolato in un ambiente sano,
cioè ambiente sano sotto il profilo educativo, sotto il profilo sportivo, sotto il profilo di socializzazione attraverso praticamente la frequentazione di oratori, diciamo, di biblioteche, non penso vada per strada a spacciare anche come cosiddetto, come succede praticamente nel napoletano che trovano i cosiddetti ragazzini 10-11 anni per farli spacciare perché non sono punibili e soprattutto non perdono le loro resistenze. Diciamo che questa è una prima fase, la seconda fase è quella del lavoro, cioè bisogna naturalmente incentivare anche con, diciamo, la politica della premiazione fiscale, con la fiscalità premiale, le aziende naturalmente che investono nel settore dei giovani. Io faccio poco, politica mi interesso pochissimo, sono, diciamo, molto vicino al senatore D'Ascola sotto il profilo politico perché ritengo sia una delle poche persone. Dal punto di vista, perché io lo vedo prima come un operatore del diritto, professore universitario di diritto penale, senatore della Repubblica, cioè come un soggetto che ha tutto da perdere e niente da guadagnare dalla politica. Infatti io ritengo che in politica devono inserirsi i migliori professionisti, devono essere inseriti, proprio perché la politica non ha bisogno dei mestieranti della politica. La politica ha bisogno naturalmente di soggetti onesti, trasparenti, che perdano e non guadagnino con la politica. In Calabria finora non mi pare che si sia. Io sono molto, diciamo, quasi. Perseguo sogni utopistici sotto questo profilo, sono molto utopista, però voglio dire, ritengo che sia l'unico modo per risollevare la Calabria dal momento in cui ci troviamo. E anche sotto il profilo della criminalità organizzata, ritengo che soltanto attraverso la scolarizzazione del lavoro si possa veramente, e la cultura. In questo mi trovo d'accordo veramente con Nicola Gratteri, col dottore Gratteri, e che dice sempre praticamente che effettivamente l'andrangheta, e lui la chiama 'ndrangheta, la chiama criminalità, si combatte naturalmente con la scolarizzazione, la cultura e il lavoro. Questi sono i tre cardini fondamentali attraverso cui si possa, diciamo, che possono essere utilizzati per sconfiggere naturalmente il fenomeno criminale, che non è un fenomeno, diciamo, che una fenomenologia che potrà essere, secondo me, sconfitta da qua a poco. È una fenomenologia naturalmente che, secondo il mio punto di vista, naturalmente occorrerà parecchio, però diciamo che se ci mettiamo tutti sotto questo profilo a incidere in modo positivo, è logico naturalmente che prima o poi la criminalità, cioè il crimine, naturalmente non potrà, diciamo, si potrà attecchire nella nostra società. Cioè un 5 per 100, un 5 per 1000, dico io, in Calabria non può condizionare e mortificare quelli che sono veramente gli aspetti sani imprenditoriali, professionali, artigianali della nostra benemata Calabria.